Ciao a tutti gli utenti di Gazzetta.it, oggi sono con il Mowgli del rap italiano, Tedua. Ciao a tutti quanti, è un piacere avervi all'ascolto. Allora, partiamo dal presupposto che siamo su un tram che è stato addobbato a vera giungla urbana. Poi qui perché tu hai attraversato tutta Milano facendo salire alcuni tuoi fortunati fan. Com'è andata? È andata benissimo, soprattutto per loro essere stati estratti in questa sorta di estrazione tramite il pre-save su Spotify, quindi una bella iniziativa in primis che appunto si è conclusa al meglio in una giornata piena di gioie e soddisfazione per loro, per me è stata una figata. Hai ballato, cantato, ti sei divertito? Ho fatto tutto quanto, sì, anche mandato il mio messaggio, cioè che quello che è il mio punto di vista. Insomma. Che messaggio hai dato ai giovani? Beh, a loro in primis di non... cercare di non essere mediocri, nel senso di impegnarsi al meglio nei loro obiettivi e soprattutto alla loro età di trovare il loro obiettivo, perché sennò poi sarà troppo tardi e dovranno vivere passivamente la società. Parliamo del disco. L'album diciamo che ha una narrazione molto efficace, un flow anticonvenzionale e possiamo definire... Grazie. Grazie. Ho studiato, Diciamo che possiamo definire questo album come un concept album. Tu parli del tuo passato, del tuo presente, ma comunque ti rifai anche al futuro. Citando testualmente un tuo brano contenente, che è quello che apre poi il disco, che è Sangue Misto, tu dici: il futuro è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio. Che si sono fatti coraggio. Esattamente, perché i deboli che si sono fatti coraggio sono stati deboli in amore, perché l'amore non è per i deboli, allora i deboli provano ad amare, perché i più stolti ed insicuri invece provano l'odio, e una volta che diventano deboli per amore capiscono che l'amore è la forza motrice del pianeta e quindi si fanno coraggio e dando amore diventano i più forti. Finalmente parliamo un attimino anche di sport, ci sì. Colleghiamo, giustamente siamo alla Gazzetta. Io sono contenta perché derivo proprio dagli sport di combattimento e tu sei un ex pugile. Esattamente, sì, ovviamente ho rispetto per anche i miei colleghi e compagni che hanno più di 30-60 incontri e stanno per esordire nei professionisti, quindi non posso dirti che sono proprio un pugile come loro, ma non sono neanche un poser della pugilato, perché mi sono allenato per più di 5-6-7 anni, anche per anni da agonista, con i migliori in circolazione, professionisti o meno, e ho un naso che parla chiaro e tondo delle battaglie che ho fatto sopra e fuori dal ring. Hai sempre detto che la box, come la musica, ti ha salvato la vita. Che cosa ti ha dato quindi il pugilato che tutt'oggi trasporti nella tua vita quotidiana e poi anche nella tua musica? Disciplina, sicuramente disciplina, e una certa costanza nell'avere appunto quel coraggio di cui ti parlavo. Se fosse un pugile, chi sarebbe? Joe Frazier. Perché ha tirato giù il campione. Quindi vuoi tirare giù tutti, insomma? Ma era a terra per fare un po' figo, non ho la pretesa. No, mi piace la sua guardia, è tutto un discorso che poi viva lì. Però Joe Frazier andava giù, ritrava con questo gancio di incastro e insomma mi è sempre piaciuto, perché lui si allenava coi sacchi lì, pieni di mattoni e pannocchi, capito? A mani nude, ha vissuto un altro pugilato. Tu sei cresciuto tra due città, tra la periferia del centro città di Genova e Milano. Facciamo un gioco. Sì. Da ex pugile, mettiti i guantoni, preparati in guardia. E a quale delle due città daresti un montante e a quale un gancio? E perché? Beh, no, in realtà allora ti dico questo, che darei proprio un montante a Genova, perché dal basso verso l'alto si dà un bel uppercut e va up. E a Genova e a Milano gli darei un gancio, perché la vedo un po' rintronata dall'essere troppo Europa, che è un bene ma può essere anche perditivo. Tu derivi anche dalle battle freestyle, yes. Quindi diciamo che è un buon paragone che col pugilato, no? Sì, sì. Se dovessi scegliere una canzone di questo album come il tuo KO verso un altro avversario, quale sceglieresti? La canzone per il KO? Ti dico la verità, secondo me la legge più forte è veramente forte.